Dopo questo eh, indirizzo del Vescovo Gino Reali, che ringraziamo ancora per averci fatto sentire vicino alla Chiesa gerarchica, portandoci la sua benedizione, diamo inizio ai lavori del convegno. Il Santo dell'Immacolata, Maestro Martire di Fede e Carità. Siamo a 30 anni dalla canonizzazione di San Massimiliano Maria Colbe. Abbiamo sentito come eh, l'evangelizzazione e quindi anche questo anno della fede che sta per cominciare dipende dalla santità con cui i figli di Dio, i cristiani riescono a, ad incarnare il Vangelo, l'opera della Redenzione che Cristo ha compiuto per noi. Cominciamo proprio dal Santo dell'Immacolata. Cominciamo a studiare la santità di San Massimiliano da questo mistero di Maria che lui ha contemplato, cantato, ma soprattutto vissuto. Sappiamo che la seconda pagina della storia dell'ordine francescano per San Massimiliano è, è l'incarnazione della verità dell'Immacolata nella vita, quindi dal dogma nei qua, nel, per il quale l'ordine serafico si è tanto distinto, passare alla pratica, quindi attraverso la spiritualità, attraverso una vita eh, cristiana virtuosa, tendente all'Immacolatezza di Maria. Nel farlo, nell'avvicinarci a questa santità di San Massimiliano, abbiamo scelto un metodo non tanto storico-genetico, come spesso si usa, ma quanto teologico. Quindi partiamo subito dall'area dogmatica e segnatamente mariologica e quindi dall'approccio eh, con cui San Massimiliano si accosta al mistero di Maria. Abbiamo chiesto di eh, proporci questo intervento a eh, Monsignor Florian Kolfhaus, che ringrazio tanto per essere qui presente, è un sacerdote tedesco, è un diplomatico, ufficiale della segreteria di Stato è appena rientrato da Bruxelles dove ha, ha parlato davanti al Parlamento europeo sulla discriminazione dei cristiani in Europa, quindi tutti questi atti di vandalismo, eh, blasfemia, eliminazione dei simboli religiosi dallo spazio pubblico che purtroppo è in atto in questi tempi difficili che stiamo vivendo. È però anche teologo e mh, ha fatto parlare di sé. Con la sua tesi dottorale in teologia dogmatica eh, sul Concilio Vaticano II, in particolare sul suo orientamento pastorale, una tesi che ha svolto con il professor eh, Becker, che oggi è, è, stato, è stato in seguito eh, nominato cardinale da, dal Santo Padre, e eh, ultimamente. Ha poi anche scritto altri articoli di teologia, di spiritualità, eh, ha un grande interesse per l'area mariologica, è un fervente immortalista rispetto all'Assunzione all di Maria, quella tesi ancora dibattuta: e se la Madonna è morta o non è morta. E ecco, lo ascoltiamo volentieri. E in questo intervento dal titolo. De Maria Nunquam Satis sull'approccio Mariologico di San Massimiliano Maria Colbe. Ecco, grazie, carissimo padre Stefano, cari fratelli, care suore, cari amici, sono molto contento di essere qua con voi. Per me è sempre un piacere eh, stare con voi, che siete veramente devoti alla Madonna. E per anticipare un po' lo scopo del mio intervento, non si può mai esagerare il culto mariano. Quindi lo scopo è un po' di incoraggiarvi eh, a, a sempre andare avanti nella devozione alla Madonna, di non essere timidi, di non essere di uno spirito piccolo, come abbiamo come esempio San Massimiliano Colbe, che... Eh, voleva sempre di più spingere la devozione all'Immacolata e quindi per questo il titolo De Maria non quantasatis. Bernardo Morlanensis è l'autore del famoso inno mariano Omnidie dic Marie, composto verso l'anno 1140 in cui sottolinea l'incapacità del fedele devoto alla Madonna di cantare degnamente le sue lodi. nullus certe tam diserte extat eloquentiae qui condignos promat hymnus eos excellentiae mai nessuno può cantare la sua grande dignità dio stesso la esaltata presso la sua maestà tale splendido inno era una delle preghiere preferite di san casimiro di polonia celante devoto della madonna Amava così tanto le parole di questa composizione poetica che ordinò di mettere il testo sulla sua tomba. Se si cerca nella tradizione cattolica un'espressione adeguata per sintetizzare ciò che dice l'inno appena menzionato, ciò che ispirava San Casimiro e ciò che poi, quasi 500 anni dopo, ha caratterizzato la mareologia del suo compatriota San Massimiliano Colbe, si ricorre immediatamente alle affermazioni di Maria, nunquam satis. Non si dice mai abbastanza di Maria. Tale axioma esprime la spiritualità cattolica propria di tutti i santi, che erano, senza eccezione alcuna, ardenti devoti alla Madonna. L'espressione ha un duplice senso anche nel pensiero di San Massimiliano sull'Immacolata. Non si dirà mai abbastanza di Maria. Ciò vale prima per il teologo che cerca di approfondire il mistero della Vergine diventata Madre di Dio, poi per il devoto affascinato della sua bellezza e innamorata di essa nell'esprimere le sue lodi. San Massimiliano Kolbe può e deve essere considerato come un grande teologo benché non abbia mai lavorato sistematicamente in ambito accademico. Sembra che il suo approccio mareologico si caratterizza da quattro elementi, da un preciso focus teologico, dalla priorità della grazia, dalla dimensione mistica e infine da un certo scopo pratico. Sono proprio questi quattro insegnamenti che tutti noi in particolare noi sacerdoti e teologi possiamo apprendere dal nostro santo. La questione del minimalismo o massimalismo mariologico che vorrei anche trattare rimane secondaria di fronte alla ricchezza del pensiero teologico di San Massimiliano. La mariologia di San Massimiliano Colbe suscita nei nostri tempi riflessioni riguardo la linea massimalista un minimalista del pensiero su Maria. Sorprende un po che solo nella Mareologia esistono queste, tra virgolette, scuole e che i suoi rappresentanti non esitino ad applicare a se stessi tali categorie. Karl Rana, ad esempio, si vanta di essere un minimalista della mareologia. Davanti agli altri misteri della nostra fede. La Santissima Trinità, l'Incarnazione, l'Eucarestia, non si parla di minimalisti, che ne dicono poco, o massimalisti, che cercano ulteriori approfondimenti. In realtà, neanche nella Mariologia si tratta di categorie legittime o appropriate, già che si applicano alla quantità o alla bellezza delle parole di un teologo su Maria. Si corre il rischio di valutare il criterio dell'opportunità di una espressione più della sua verità. Un esempio evidente è la discussione circa il titolo di corredentrice. E tra virgolette nessuno, quasi nessuno osa parlare della redentrice. Che tanti rifiutano non perché criticano il suo vero significato, ma perché stimano inopportuna l'espressione temendo che provochi confusione, in particolare tra i non cattolici. È evidente che l'approccio mariologico di San Massimiliano non era per nulla condizionato da tali sensibilità. La prima lezione da imparare dal nostro santo è la necessità per il teologo di cercare appassionatamente la verità e non una carriera accademica l'applauso dei media o il rispetto dei non credenti. La teologia, inclusa la mariologia, di per sé non deve essere minimalista, ma come vera scienza sempre aperta ad ulteriori approfondimenti. Basta con l'autocensura dello studio mareologico per motivi ecumenici o pseudopastorali basta con una teologia diventata politica lo dico io come diplomatico, in cui è meglio non menzionare certe verità scomodo al dialogo col mondo secolarizzato. Basta con la paura poco accademica di dire troppo su Maria e di portare avanti la riflessione speculativa su di lei. Ogni limitazione nascosta sotto l'eufemismo minimalismo minaccia il carattere scientifico della teologia e distrugge prima o poi la serietà della ricerca. Massimiliano Kolbe è l'antidoto alla figura di un teologo minimalista che cerca di conciliare le aspettative del mondo secolarizzato con le verità della rivelazione divina. Con la sua famosa domanda che si ripete varie volte nei suoi scritti, chi sei tu, o oh Immacolata? Egli rivolge direttamente lo sguardo alla Madonna e non vira né a destra né a sinistra. Egli cerca nel senso vero della parola di contemplare la Madonna, l'oggetto del suo studio teologico e il soggetto del suo amore. Se San Massimiliano Colbe non avesse guardato esclusivamente la Madonna, ma i professori di storia o di psicologia, la gente di strada o i pastori protestanti avrebbe risposto come oggi fanno tanti teologi ispirati dalle scienze sociali o sì Maria sei l'umile ragazza di Nazareth che spinge la nostra solidarietà con i poveri. Sei la sorella di tutte le donne che si sentono come te, chiamate da Dio, sei con noi, discepola di Cristo che ci accompagni nel cammino della vita. Un esempio di questa triste mariologia è Monsignor Antonio Bello, che ha scritto Viveva una vita comune a tutti. Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di crisi nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com'era, non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha spiato pure lei tra timori e speranze nelle pieghe tumultuose dell'adolescenza di suo figlio. Citazione, vi risparmio il resto. Forse queste affermazioni non sono totalmente sbagliate, ma non bastano mai per esprimere la verità eh, sulla Madonna. Queste frasi, così tipiche per la Mariologia di oggi, sono, nel senso stretto della parola, espressione del relativismo moderno: perché mettono Maria sullo stesso piano di tutti gli uomini, delle donne, dei poveri, dei sofferenti, eccetera. Non c'è da dubitare che la Madonna è in rapporto con tutti noi. Ma il suo essere non si rivela partendo solo dalla nostra miseria, nella quale ci soccorre sempre, ma dall'agire divino in lei. Così, mantenendo lo sguardo strettamente rivolto all'Immacolata, San Massimiliano Colbe entra nel vero segreto di Maria. Adesso cito il nostro santo. Chi sei, O oh Signora? Chi sei, o Immacolata? Io non sono in grado di esaminare in modo adeguato ciò che significa essere creatura di Dio. Sorpassa già le mie forze il comprendere quel che vuol dire essere figlio adottivo di Dio. Ma tu, o Immacolata, chi sei? Non sei soltanto creatura, non sei soltanto figlia adottiva, ma sei madre di Dio. E non sei soltanto madre adottiva ma vera madre di Dio. Così si fa la teologia. Ecco, come già accennato, la prima lezione da imparare dall'approccio mareologico di San Massimiliano, lo sguardo fisso sulle cose di Dio. Tale focus necessario per fare teologia richiede, come vorrei mostrare di seguito, la visione dall'alto, non dal basso. Dietro l'infelice espressione minimalismo e massimalismo mariano si trovano, approfondendo, due strade del pensiero. Mentre i minimalisti, essi, coloro che si autodefiniscono così come ad esempio Calrana, sottolineano la vita ordinaria di Maria che in quasi tutti i suoi aspetti è simile a quella di qualsiasi essere umano. I cosiddetti massimalisti evidenziano la singolarità e l'eccellenza della Madre di Dio. Il punto di divisione tra i due cammini teologici è la svolta antropologica avanzata da Calrana. Oggi teologia diventa antropologia, le riflessioni su Dio pensiero sull'essere umano. E così si perde la distinzione tra natura e grazia, di cui si fa poi una sola realtà vincolata dialett dialetticamente, nella quale ogni essere umano, a priori e per sempre, è inserita nella vita soprannaturale. In tale linea Maria è solo l'esempio eccellente di ciò che tutti noi siamo. Maria è una di noi. Cito il padre Apolonio, la svolta antropologica porta a commisurare Maria non più alla perfezione di Dio, ma all'imperfezione della creatura prostatuisto. Calrana, seguendo la filosofia dialettica fa un ulteriore passo. Maria non è solo come noi, ma noi siamo come lei. Siamo tutti in un certo senso pieni di grazia. Anche il fatto della maternità divina non è, secondo Rana, un privilegio unico, ma solo la più alta realizzazione dell'abitazione di Dio in tutti. Secondo tale visione tutti gli uomini sono veramente, ontologicamente, figli di Dio non solo figli adottivi grazie al battesimo, ma veramente partecipi di due realtà, quella divina e quella umana. Non è sbagliato, anzi per la teologia cattolica di grande importanza, sottolineare l'aspetto della divinizzazione dell'uomo mediante la grazia. Noi partecipiamo alla grazia, alla natura divina, ma non a priori e non per forza per sempre. La grazia non è una costitutiva per la nostra natura, è un dono gratuito di Dio. Il cammino minimalista vede Maria più o meno come tutti noi, sempre e pienamente nella grazia. Il cammino massimalista invece sottolinea giustamente il caso singolare di una sola creatura che è stata esaltata più di tutte le altre a causa della grazia divina e del suo incondizionato sì alla volontà del Signore. Forse si potrebbe anche parlare di due teologie, una dal basso e una dall'alto. La prima però corre facilmente il rischio di non essere veramente teologia, che per definizione riceve l'oggetto dello studio dall'alto. Cioè, dalla divina rivelazione. Maria è l'Immacolata, che, secondo il pensiero della scuola francescana, è stata predestinata prima della creazione di tutti gli uomini per diventare madre e compagna del Logos incarnato, che, anche secondo il pensiero francescano, sarebbe diventato uomo anche se non ci fosse stato il peccato. La ragione più profonda per tale scelta di Maria non è una ingiustizia nei confronti degli altri esseri umani e non è l'arbitrio irrazionale di Dio. Al contrario, si tratta dell'amore più grande di Dio per noi uomini. La chiave quindi per una giusta ermeneutica della Mariologia di San Massimiliano Colbe come per tutta la teologia francescana, è la priorità dell'amore sempre più grande. La sua dottrina, in effetti, è una teologia dell'amore, che non è rimasta carta, ma diventata martirio di saccarità, sacrificio per l'Immacolata. Non è semplicemente un massimalista, ma un teologo dell'amore più grande. Parlare dell'amore più grande di Dio significa parlare della grazia divina, cioè l'agire dell'amore divino sulle creature. San Massimiliano contempla con stupore come Dio predilige, eleva e adorna la Madonna capolavoro della grazia. Dice, da se stessa non è niente come le altre creature ma per opera di Dio è la più perfetta fra le creature. L'approccio mariologico di San Massimiliano supera quindi ogni naturalismo, ogni confusione tra vita naturale e soprannaturale, dando la priorità alla grazia, all'operare di Dio. Maria è il capolavoro di Dio, non solo il vertice della creazione, ma anche il culmine del suo amore santificante. Nonostante ciò, San Massimiliano non cade nell'errore protestante, secondo il quale l'essere umano rimane sempre un oggetto passivo della grazia. Maria ha cooperato con Dio. Dice San Massimiliano, lei amò Dio con tutto il proprio essere. E l'amore la unì con Dio in modo così perfetto fin dal primo istante della sua vita. Con piena consapevolezza si lascia volontariamente condurre da Dio, si conforma alla sua volontà, desidera solo ciò che Egli vuole, opera secondo la sua volontà e ciò nel modo più perfetto possibile. Così si mostra nella Mariologia di San Massimiliano Colbel la verità cattolica sulla precedenza della grazia che deve essere accompagnata dalla cooperazione umana. Martin Lutero, nel suo commento del Magnificat, che purtroppo alcuni cattolici pensano corrisponda alla Mariologia della Chiesa, difende le lodi della Madre di Dio citando il canto del Regina Celi, per dire che la dignità della Madonna si giustifica con il fatto di aver portato Cristo, quia que meroisti portare. Maria ha portato Cristo, ma, così Lutero, anche la croce ha portato il Figlio di Dio. Per Lutero, quindi, non c'è nessuna differenza tra i due oggetti. E quindi la venerazione della Madonna non si distingue essenzialmente da quella della Santa Croce. Per lui Maria è lodabile come portatrice di Cristo, ma non più di un pezzo di legno qualsiasi scelto per caso dai soldati romani per torturare il Signore. La Madre di Dio però ha detto liberamente il suo fiat, rinnovandolo fino all'ultimo momento della vita del suo figlio, associandosi con tutto il suo essere umano al suo piano divino. La croce è strumento materiale della salvezza, Maria però strumento personale. Questo che significa che la Madonna, con il suo intelletto illuminato dalla grazia e la sua libera volontà, appoggiata e confermata dalla medesima grazia, ha veramente cooperato con Dio in maniera unica, singolare e irrepetibile. Lo stupore di San Massimiliano Colbe per l'Immacolata non rimane sulla carta, ma si apre volontariamente alla dinamica dell'amore che conduce alla dimensione mistica, nella quale il teologo entra in contatto vivo con la Madonna. Dice il nostro santo. Colui che ama conoscerà, conoscerà l'Immacolata molto più di un filosofo e di un teologo. Per conoscere veramente la Madonna bisogna essere innamorato di ella. La preghiera, insieme con l'amore vissuto quotidianamente, sono la strada per entrare nel segreto dell'Immacolata, essere così sopplime che non basta mai solo lo studio. Benché utile e necessario, cito San Massimiliano. Sarà una cosa ottima studiare la Mariologia, ma ricordiamoci sempre che noi conosciamo l'Immacolata più nell'umile preghiera e nell'amorosa esperienza della vita quotidiana che in dotte definizioni, distensioni e argomentazioni, benché non ci sia lecito trascurarle. Con mistica non si intendono sempre e per forza visioni o altri avvenimenti straordinari, ma un contatto più diretto e immediato con Dio che si realizza nella preghiera. In tale linea per San Massimiliano Colbe Maria non è solo oggetto da studiare, ma soggetto da amare, pregare, venerare. Il santo dimostra che il suo pensiero su Maria è quasi sempre un dialogo con lei. Preghiera che si fa teologia o teologia che si fa di nuovo preghiera. Le sue più famose riflessioni sulla Madonna che si trovano modulati in molti, che si trovano modulati in molti scritti cominciano a con la domanda rivolta a Maria, chi sei tu, o Immacolata? Riflettendo sul mistero mariano, San Massimiliano parla con l'oggetto dei suoi studi, riconoscendo così che la teologia non è soltanto lo sforzo accademico, ma il contatto vivo con qualcuno. Proprio in questo spirito dice San Massimiliano, in vano potreste esercitare i vostri intelletti? invano riempireste la mente con innumerevoli, belle e indispensabili nozioni? Qualora vi dovesse mancare un interiore filiale rapporto con l'Immacolato. È molto bello e significativo che San Massimiliano vede nell'eresia non solo un'astratta negazione di una verità dogmatica, ma soprattutto un peccato che distrugge l'amicizia tra il teologo, teologo e Maria. Dice, nell'ordine soprannaturale perciò l'eresia non è nient'altro che, in una forma o in un'altra, un allontamento della grazia e quindi anche della mediatrice delle grazie. Se guardiamo tanti teologi di oggi, il disastro non è soltanto che negano verità di fede, ma con questa negazione si allontanano da Dio e dall'Immacolata. Massimiliano Colbe, con la sua fine intuizione, ha capito il dramma dell'eresia, che è allo stesso momento il dramma del peccato. L'intima unità tra scienza e mistica, tra ricerca intellettuale e affetto amoroso, tra studio e preghiera, sembra un importante rimedio per una teologia accademica che, con la perdita della dimensione mistica, ha perso anche la forza di portare frutti fuori delle università. La contemplazione delle cose divine non forma solo l'intelletto, ma anche il cuore del teologo. Così la sacra scienza fa dei santi. Ecco la terza lezione dell'approccio Mariologico di San Massimiliano. La teologia di San Massimiliano è una teologia mistica nel senso dell'intenzione di unirsi anche affettuosamente con l'oggetto dello studio. Intimamente unito con questa fine l'aspetto pratico non pragmatico della teologia di San Massimiliano Colbe, che si inserisce pienamente nella tradizione della scuola francescana ed in particolare in quella scotista. Scopo della teologia non è soltanto la conoscenza intellettuale della verità, ma il movimento della volontà che abbraccia il bene contemplato nello studio e diventa amore. La teologia quindi deve condurre all'amore che poi si concretizza in opere. La contemplazione di San Massimiliano diventa amore folle per la Madonna e ossessione che infiamma il cuore. Gli innamorati di Maria si sentono spinti dall'amore di consacrarsi senza limiti all'Immacolata, quasi Annientati in essa, dice, desiderando di lavorare, soffrire e consumarsi per lei. La Mariologia di San Massimiliano Colbe insegna nel suo nucleo la consacrazione totale e illimitata alla Madonna, conseguenza pratica e concreta delle sue riflessioni teoriche. L'Immacolata non è una strada accanto ad altre, come uno ad esempio sceglie il suo santo preferito, ma l'unico cammino su cui il Figlio di Dio è disceso sulla terra e sul quale noi arriviamo da Lui. Le espressioni massimalismo e minimalismo mariano potrebbero suggerire una legittima scelta tra due posizioni, quasi due prodotti che piacciono ad alcuni ed ad altri no. Si tratta invece del realismo teologico che contempla le ultime conseguenze dell'incarnazione. Per segnalare la verità della centralità della devozione di Maria per la vita cristiana si può semplicemente dire con Benedetto XVI, cito, essere cattolici vuol dire essere mariani. Cari fratelli, Cristiano e Mariano sono sinonimi. Non possiamo essere cristiani se non abbiamo una grande devozione per la Madonna. La Madonna non è una tra tanti santi per cui possiamo avere una certa devozione o no. Lei è l'unico cammino che dobbiamo percorrere, non c'è nessun altro. È un inganno teologico. E, per sottolineare l'aspetto pratico, anche pastorale, qualificare la necessità della mediazione di Maria come una forma di spiritualità, magari tra tante altre per la quale esistono alcuni tifosi massimalisti che, per il loro piacere personale, promuovono la prom devozione mariana. Cristo e Maria non stanno in concorrenza, ma sono così uniti, Grazie al mistero dell'Incarnazione e, in vista della quale dell'Immacolata Concezione, che costituiscono un'unica via di salvezza. Tale verità non significa che Maria sia un essere divino che troverebbe la causa della sua esistenza e della sua gloria in se stessa. Lei dipende nell'ordine di natura come anche nell'ordine della grazia totalmente da Dio, ma è stata voluta madre e compagna del Figlio Divino incarnato. L'incarnazione, il Logos invisibile, eterno, onnipotente, entra nella limitazione dello spazio e del tempo per essere veramente un uomo come noi, rimane una provocazione. Lui è l'unico salvatore, così come alcuni qualificano l'unicità di Cristo Redentore come esclusivismo, altri caratterizzano l'annuncio dell'intima unione di Maria con la medesima opera come massimalismo. Si tratta invece semplicemente della realtà salvifica stabilita da Dio. È fatta per così dire a misura di noi uomini, che in Cristo, Figlio di Dio e Figlio di Maria, abbracciamo letteralmente il nostro Creatore e Redentore. San Massimiliano Colbe intende condurci a questo incontro con Dio in Maria. Questo è lo scopo pratico dei Suoi scritti. Inseparabilmente unita a Cristo. La Madonna non è un oggetto di scena, come per Martin Lutero che paragona Maria alla Santa Croce, o una scomparsa nel dramma della salvezza, ma la nostra Madre e Redentrice. Riconoscere questa verità non è nient'altro del realismo mariano che richiede da tutti l'abbandono fiducioso all'Immacolata. La teologia pratica di San Massimiliano non è quindi una certa teologia pastorale che non raramente sottomette la dottrina alla prassi o sviluppi dalle cosiddette realtà pastorali delle modifiche del dogma. La sua teologia prendendo proprio l'altra direzione parte dalle cose divine per muovere la volontà umana. Attirata dalla bellezza delle verità rivelate, ad abbandonarsi totalmente a Dio. Farsi strumento nelle mani dell'Immacolata, espressione molto frequente negli scritti di San Massimiliano, e non mettere mai limiti al suo agire è il nucleo di tale approccio. La giusta dimensione pratica della teologia costituisce quindi la quarta lezione di San Massimiliano Colbe. Che contribuisce alla purificazione dei concetti ambigui della moderna teologia pastorale, i quali rendono spesso la medesima teologia promotrice del relativismo e della secolarizzazione all'interno della Chiesa. Non raramente si intende con atteggiamento pastorale il tentativo di aggiornare e adeguare il messaggio cristiano ai tempi di oggi. In tale prospettiva si interpreta, interpreta anche l'ultimo concilio che voleva essere pastorale. Non si trattava però di cambiare la dottrina, ma di trasformare attraverso il suo annuncio autentico il mondo. La famosa immagine dell'apertura delle finestre non esprime l'idea che l'aria mondana entri nella Chiesa, ma proprio al contrario che la luce di Cristo splendente in essa esca dal santuario per diventare luce per tutti i popoli, lumen gentium. Non mancano voci che applicano una visione spagliata della pastoralità anche all'insegnamento mariologico del Concilio Vaticano II, che, come dicono, intendeva aggiornare, equilibrare, spiegare meglio o forse anche ridurre la devozione mariana, invece di presentare la dottrina tradizionale e pro di promuovere il culto dovuto alla Madonna. Il fatto che i padri non volevano accettare lo schema elaborato dalla curia romana, ma inserire il tema nella Costituzione sulla Chiesa, viene interpretata come un ridimensionamento della figura di Maria. Infine, alcuni si riferiscono al numero 64 della Lumen Gentium per lanciare le loro critiche contro una mareologia che ritengono esagerata o contro una devozione per la Madonna che stimano poco opportuno. Il testo del Concilio dice. Il concilio esorta caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure da un'eccessiva grettezza di spirito nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio. Il concilio allora si oppone a due estremi le false esagerazioni e l'eccessiva grettezza di spirito. Sembra importante sottolineare la parola false per caratterizzare le espressioni di teologia o di devozione che non convengono alla Madonna. Già San Bernardino di Siena ha predicato contro le favole che non sono degne della Madre di Dio. E contro un culto troppo superficiale. Il santo francescano, volendo porre un freno al poco limpido proliferare d'improbabili reliquie mariane, tra le quali il latte con cui Maria ha nutrito il bambino Gesù, con il suo linguaggio schietto, colorito, quasi irreferente ma nello stesso tempo tenero e dolce, dice. Non correte dietro a queste reliquie, cito il santo. La Vergine Maria non era mica una mucca, aveva tanto latte quanto bastava alla bocchina di Gesù Cristo Benedetto. Il problema di false esagerazioni non è nuovo nella Chiesa. Non esiste però di per sé un'esagerazione del culto mariano. Num quam satis ma ci possono essere forme erronee e indegne della Madonna. Oggi, false esagerazioni della devozione mariana sono, ad esempio, la corsa dietro qualsiasi apparizione presunta autentica e la promulgazione di messaggi non autorizzati della gerarchia della Chiesa. La Madonna non vuole che si raccontino favole di lei. La speculazione seria è e la sua espressione nella devozione concreta non è per niente una falsa esagerazione se non contraddice l'insegnamento della Chiesa. Vale il principio del Beato d'un Scotus, vedete divento sempre più scotista grazie al vostro esempio, se non contrasta con l'autorità della Chiesa o con l'autorità della Scrittura sembra probabile doversi attribuire a Maria ciò che è di più eccellente. L'altra indicazione del Concilio Vaticano II, tipica dell'indole pastorale, è la sensibilità per i fratelli separati e, si potrebbe aggiungere nei nostri tempi, per quelli cattolici che sono cresciuti in ambiti secolarizzati o protestantizzati. Benché sia assolutamente vero, come abbiamo detto all'inizio, che il teologo non fa la pastorale, la sociologia e la diplomazia il predicatore di cui parla la Lumen Gentium deve rispettare la sensibilità del suo auditorio come potrebbe un protestante che non osa nemmeno pronunciare l'ave maria capire l'insegnamento della chiesa sulla mediazione di tutte le grazie affidata alla madre e compagna del reditore non bisognerebbe prima spiegare Partendo dai tanti riferimenti biblici che la Madre di Gesù e la Donna promessa già nella Genesi è presentata come vincitrice nell'Apocalisse? Giustamente il Concilio Vaticano II ricorda a coloro che esercitano il ministero di pastore a convincere, non a provocare i fedeli loro affidati. Del resto, il Concilio insegna con tutta la tradizione cattolica che a Maria conviene un culto del tutto singolare, chiamato iperdolia, che si distingue dall'adorazione riservata esclusivamente a Dio. Atteso che il Concilio Vaticano II parla del culto di tutto singolare, sarebbe troppo poco attribuire alla Madonna solo il primo posto tra tutti i santi. La Madonna in stretta dipendenza e sottomissione a Dio supera tutto l'ordine dei santi e degli angeli in maniera che, come dice San Massimiliano Colbe, fa girare la testa a chi contempla tale verità. Cito il santo, essa è di Dio, è perfettamente di Dio, perfino da diventare quasi una parte della Santissima Trinità benché sia una creatura finita. Anzi, non soltanto è ancilla, figlia, res, proprietas, eccetera di Dio, ma anche madre di Dio. Qui la testa gira, quasi sopra i Dio, come la madre sopra i figli, ed essi devono riverirla. Qua non parla il teologo accademico. Ma il mistico innamorato di Maria. Non si deve però dubitare, lo spirito profondamente cattolico, in piena sintonia con l'insegnamento conciliare sul culto di iperdolia dovuto solo a Maria, che esprime San Massimiliano Colbe, pieno di stupore, nella sua famosa domanda: Chi sei, O Immacolata? E prosegue, Chi sei, o Divina? Abbiamo visto, e sto per arrivare alla fine, che la Mariologia di San Massimiliano Colbe parte da Dio stesso, dà priorità alla grazia, si apre alla dimensione mistica, in quanto contatto diretto con il soggetto contemplato, e conduce all'azione pratica che, Intesa come farsi strumento nelle mani della Madonna, non corre il rischio di diventare azionismo cieco e mondano. Tutte le quattro caratteristiche dell'approccio mariologico di San Massimiliano possono, possono essere espresse con il già menzionato assioma che la Chiesa ha ribadito durante i secoli: De Maria, numquam satis. Non basta mai ciò che dice il teologo. Canta il fedele, fa il devoto a Maria. Di fronte al, al mistero dell'Immacolata, cioè al mistero della grazia data senza misura ad una creatura prescelta, anche San Massimiliano rimane un umile minimalista mariano, i cui pensieri, preghiere, aspirazioni e azioni non bastano. E sono troppo poco in paragone a ciò che merita la Madre di Dio. Solo Dio stesso conosce gli abissi del mistero di Maria e raggiunge il vertice della Sua glorificazione. Tutti noi rimaniamo, purtroppo, sempre minimalisti nei confronti della tutta santa. Ed augurare che la Mariologia di San Massimiliano Colbe. Ancorata nella Tradizione cattolica, ispiri i teologi ad approfondire il mistero della Madre di Dio, ed infiammi allo stesso tempo, tutti i fedeli nella loro devozione verso l'Immacolata. L'Assioma di Maria Num Quamsatis può essere per tutti il motto della loro premura, sia nell'ambito della ricerca sia nella spiritualità quotidiana. È incoraggiante. L'esempio del Santo Padre Benedetto XVI, che con grande franchezza e umiltà ha voluto allargare il suo pensiero mariano, che immediatamente dopo il Concilio Vaticano II sembrava forse troppo minimalista. Alcuni anni fa il Cardinale Ratzinger disse in un'intervista di Vittorio Missori: Cito, Quando ero un giovane teologo, prima del Concilio, Avevo qualche riserva su certe antiche formule, come ad esempio quella famosa De Maria Nunquam Satis. Mi sembrava esagerata. Mi riusciva poi difficile capire il senso vero di un'altra famosa espressione che vuole la Vergine nemica di tutte le eresie. O, più precisamente, si tratta del titolo vincitrice di tutte le eresie. Ora, in questo confuso periodo, dove davvero ogni tipo di deviazione ereticale sembra premere alle porte della fede autentica, comprendo che non si trattava di esagerazioni devote, ma di verità oggi più che mai valide. Concludo, cari fratelli. Abbiamo cominciato questo intervento con la citazione di un canto mariano del Medioevo. Vorrei concludere con l'inno grandioso di San Tommaso d'Aquino, Laura Sion, scritto in onore del Santissimo Sacramento e cantato in tutta la Chiesa in occasione della festa del Corpus Domini. L'inno invita i fedeli a aumentare la loro devozione per Gesù Eucaristico. quantum potes tantum aude, quia maior omni laude ne claudare sufficis. I più preziosi ostensori sono ben poco per onorare l'ostia che racchiudono. Maria è l'ostensorio vivo di Cristo, da lui stesso creato, santificato e glorificato. Convinto di non poter mai dire troppo dell'Immacolata, Oserei quindi applicare le parole del dottor Angelico alla Madonna stessa per significare l'impossibilità di esprimere sufficientemente la grandezza della Madre di Dio. Le parole latine della seconda strofa dell'Audacion possono essere tradotte anche nella forma femminile. Per concludere intervento mi permetto allora di tradurle in riferimento a Maria Immacolata. Quanto poi tanto ardisci, perché ella è superiore ad ogni lode e tu non basti a lodarla. Grazie. L'intervento di Monsignor Kolfhaus è stato per tutti noi una magnifica lezione di, di teologia, ha esposto con grande anche profondità cioè, la penetrazione proprio de, del modo francescano-colbiano di eh, portare avanti gli studi teologici guardando proprio al mistero dell'Immacolata dall'alto. Da, da, da questo sguardo, da questo ascolto della verità rivelata, dalla contemplazione del mistero dell'incarnazione, che appunto vede la madre del verbo incarnato, tutta santa, immacolata, predestinata fin dall'inizio no? nel disegno di Dio. E, e questo costituisce effettivamente un antidoto a eh, una mariologia. E anche ad un'omiletica mariana che troppo spesso in, indulge su temi che sono anche veri, quindi Maria come serva del Signore, come modello di virtù, come perfetta discepola di Cristo, ma che non esauriscono, sono lontanissimi dall'esaurire il mistero dell'immacolata, a cominciare da quelli che sono i dogmi definiti e quindi patrimonio comune di ogni cattolico, ma nella consapevolezza, come bene ha espresso un eh, monsignore, che eh, l'oggetto che ci sta davanti eh, è per noi eh, inesauribile, non riusciamo ad adeguarci. In questo senso siamo tutti mini minimisti, no? in mareologia come anche con un fine umorismo un eh, signor Kolfaus eh, ci, ci ha stimolato e, e quindi questa incapacità di adeguare eh, l'oggetto eh, di Maria nella mente e quindi nel disegno di Dio ci deve spingere come voleva San Massimiliano a un superamento vicendevole nella glorificazione di lei con un solo eh, diciamo nel nostro osare Verso Maria dobbiamo avere un solo timore: quello di non cadere in esagerazioni che siano false, perché, come tali, quelle non glorificano la Madonna e non aiutano eh, l'applicazione la, eh, dell'opera della redenzione, appunto, nella missione evangelizzatrice della Chiesa né dal punto di vista della teologia dogmatica né dal punto di vista del culto e, e della devozione. Aspettiamo con ansia, eh, quindi la, la pubblicazione e eh, il testo definitivo eh, per gli atti eh, del convegno. Ringraziamo di cuore eh, Don Florian per essere stato con noi. Purtroppo non potrà fermarsi, eh, cioè si fermerà solo al mattino, non sarà con noi al momento delle domande e risposte eh, questa sera. Quindi, se qualcuno vuole avvicinarlo eh, nel t-break. Per, per fare qualche domanda o qualche osservazione può farlo.